Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Oggi siamo in compagnia dell'onorevole Giuseppe Lupo, possiamo dire segretario uscente del Partito Democratico. Siamo ben trovato innanzitutto. Grazie anche a voi. Siamo a seguire le ultime votazioni del congresso regionale del PD e possiamo anche dire, nonostante lei è il segretario uscente, ma ha avuto dei voti e una percentuale abbastanza alta, il 37% dell'assemblea del partito. Sì, un buon risultato, considerato che sostanzialmente ero da solo, contro... Un po' tutti, contro tutti. Contro l'apparato che sosteneva la candidatura alternativa, sono molto soddisfatto. Avere il 37% dell'assemblea del partito in Sicilia significa poter far avanzare la propria idea di Partito Democratico, un progetto politico vero per il bene di questa regione. Segretario Lupo, siamo alla vigilia, in arse si va a ridiscutere un argomento che ormai è un anno che ne parliamo, delle province. È scaduto il termine dei commissari, abbiamo queste province che sono sempre in attesa di giudizio. Tra l'altro c'è stata anche la storia dei liberi consorzi che sono bloccati in arsa da 400 emendamenti. Ma come mai questo rallentamento? Ma io credo che lì il governo abbia commesso qualche errore di troppo. Sul tema della riforma delle province, il governo Crocetta ha presentato 4 disegni di legge diversi, quindi contraddicendosi nel giro di poche settimane, creando un caos notevole, purtroppo anche per i lavori d'aula. E poi in aula si è scatenata una bagarre tra forze parlamentari e il governo più volte è andato in minoranza, anche per effetto della posizione ambivalente del Movimento 5 Stelle, che a volte sostiene il governo, a volte non lo sostiene, determinando sostanzialmente che il disegno di legge che si sta portando avanti all'Assemblea regionale rischia di diventare qualcosa di incomprensibile, di estremamente caotico e di poco utile. Se continua così forse è meglio andare a votare per rinnovare le province. Io sono per superarle, sono per ridurre i costi della politica, ma vorrei che con chiarezza le 9 attuali province si sostituissero 9 liberi consorzi dei comuni in grado di migliorare i servizi della pubblica amministrazione per i cittadini e per le imprese. Se non sarà così è meglio che il governo ne tenga conto. Ma appunto lei ha parlato di maggioranza di governo, ma attualmente, perché c'è un grande caos, in realtà nessuno ci capisce più nulla, ma chi è che appoggia il governo Crocetta? Ma io sono sempre stato dell'idea che ad appoggiare, a sostenere il governo Crocetta dovessero essere le forze politiche che lo hanno eletto, per una questione di chiarezza, di trasparenza. Poi è chiaro che non c'è vincolo di mandato, quindi consiglieri regionali, deputati regionali eletti possono anche cambiare gruppi parlamentari e determinarsi anche a sostenere il governo Crocetta piuttosto che a fare l'opposizione, questo è naturale. E le posso dire che non è molto apprezzato l'elettorato. Capisco che non è molto apprezzato e mi pare che in questa legislatura si sia raggiunto proprio il massimo del caos, perché c'è di tutto e il contrario di tutto, c'è il continuo nascere di gruppi spontanei, c'è la scissione di gruppi parlamentari, la riaggregazione a sostegno del governo, di altri gruppi parlamentari, cioè il tutto rischia di creare una situazione magmatica in cui però il governo non sa con certezza su quali partiti poter contare. Quindi in realtà c'è il problema del rimpasto, tutti questi piccoli partiti. Ecco, temo che poi tutto questo, il governatore. Ecco, temo che poi alla fine tutto ciò sottintenda l'interesse di alcuni gruppi o di alcuni gruppetti deputati di sostenere il governo a patto che, no? Cioè a patto che magari in vista del rimpasto non ci sia anche per loro un assessorato. Cioè, mi pare un modo assolutamente sbagliato di portare avanti i problemi della Sicilia. Assolutissimamente, credo che ci sia anche da fare una riforma in merito, perché il fatto del rimpasto, i piccoli partiti che non si sa mai, uno vota a destra, poi vanno a sinistra e viceversa, rimane comunque la spina al fianco dell'elettorato. Non sono queste le risposte che vuole l'elettore? Sì, si rischia di galleggiare, questo è il grande rischio a danno della Sicilia. Sarebbe estremamente opportuno che il Presidente della Regione rifacesse il punto con le forze politiche di maggioranza e io credo che la cosa fondamentale è ridefinire un programma di rilancio dell'azione di governo, innanzitutto sui temi dello sviluppo e del lavoro. Non è un problema di poltrone, è un problema di contenuti, è un problema di capacità innanzitutto del Presidente della Regione di affrontare con autorevolezza le emergenze vere, le priorità vere
per la nostra Sicilia, ripeto, innanzitutto il lavoro, lo sviluppo, che come sappiamo sono le priorità assolute rispetto alle quali si può fare molto. Onorevole Lupo, le faccio una battuta un po' forte. Cosa si sente di dire ai nostri telespettatori, un padre di famiglia che ha perso il lavoro, che ha 50 anni e non ha più speranze in questa società? Di continuare a credere nella buona politica, perché solo la buona politica può aiutare la soluzione per i problemi drammatici come quelli che stiamo vivendo, a partire da appunto la mancanza di lavoro. L'antipolitica non costruisce nulla. Bisogna sbaraccare la cattiva politica, ma lo si può fare solo con la buona politica. E in questo momento tanta brava gente, giustamente anche delusa dalla politica, ha una sensazione di rifiuto, di rigetto. E si sono molto allontanati. E si allontana dalla politica, ad esempio non partecipa al voto. E questo è un errore, perché poi alla fine a partecipare alle elezioni sono quelli che magari non favoriscono la nascita della buona politica, ma il continuare di un sistema che invece non ha dato buoni risultati. Quindi, ma lei vede un segnale di ripresa? E poi ovviamente è giusto che i cittadini pretendano dalla politica il massimo, quindi noi abbiamo il dovere in questo momento di fare il possibile e l'impossibile. Cioè abbiamo delle situazioni a noi favorevoli che dobbiamo anche sapere valorizzare. Ne cito una: la nascita del nuovo governo Renzi deve rappresentare per la Sicilia un'opportunità vera di sviluppo, di crescita, di rilancio, di possibilità di utilizzare rapidamente i fondi comunitari, di avere investimenti da parte dello Stato. Peraltro viviamo in Sicilia una condizione politicamente favorevole, in cui abbiamo un Presidente della Regione di centrosinistra, molti comuni della nostra regione amministrati da sindaci di centrosinistra, un Presidente del Consiglio di centrosinistra. Quindi noi come Partito Democratico abbiamo davvero il dovere di mettercela tutta, diciamo, non abbiamo alibi, dobbiamo assolutamente dare delle risposte e farlo in tempi rapidi. Ci sta dando insomma dei segnali di speranza. Segnali di speranza, ma anche la consapevolezza di avere grandi responsabilità. Non possiamo continuare a dire che dipende dagli altri, dipende da noi e dobbiamo mettercela tutta. Onorevole Lupo, parliamo del problema dell'emergenza dell'acqua. In realtà Palermo non conosce questo problema, ma molti comuni della Sicilia lo conoscono. Cosa state facendo? Questa è una vicenda estremamente complessa. Noi abbiamo nel programma elettorale di Rosario Crocetta la riforma per l'acqua pubblica, perché da anni come Partito Democratico diciamo che l'acqua è un bene troppo importante, un bene di tutti, un bene pubblico su cui nessuno può speculare, tantomeno alcuni imprenditori d'assalto che invece in questi anni se ne sono approfittati a danno dei cittadini. Ecco, ad esempio, io credo che questa riforma dell'acqua pubblica quanto prima debba vedere la luce, debba essere approvata dall'Assemblea Regione Siciliana. Abbiamo una condizione di gravissima emergenza per tutti i comuni della provincia di Palermo, perché Acque Pubbliche Siciliane è fallita e adesso abbiamo una condizione di grande emergenza in cui i sindaci non sanno cosa fare per assicurare la continuità del servizio idrico ai cittadini. Anche perché siamo alle porte dell'estate, diventa un problema serio. Ad esempio, su questo è necessario che il governo della regione, se c'è, batta un colpo. È passato più di un anno da quando Crocetta ha vinto le elezioni e adesso è il momento di dare risultati e risposte. Questo è un grande tema che riguarda la vita di tutti i siciliani. Io parlavo della provincia di Palermo, ma situazioni simili abbiamo in altre province, penso a Siracusa in particolare. Questo è un tema fondamentale. Le bollette sono troppo care, la gente non può pagare, il servizio idrico è assolutamente inadeguato. Abbiamo competenza come regione siciliana, dobbiamo assolutamente dare delle risposte concrete. C'è un disegno di legge già approvato dalla Commissione Ambiente all'Assemblea Regione Siciliana, io credo che è urgentissimo che questo disegno di legge venga approvato anche dall'Assemblea per poter diventare appunto legge della Regione. Onorevole Lupo, un'ultima battuta, è anche un po' voci di popolo, questo ribaltone Renzi contro Letta in realtà, si è fatto un po', sono state delle battute in merito, ma in realtà si paventa una spaccatura del PD in futuro?
No, per fortuna no, non c'è nessuna spaccatura. All'interno del PD ci sono state più voci critiche rispetto alla decisione di Renzi di accettare la responsabilità della presidenza del Consiglio dei Ministri, però il partito è unito, anche se, ripeto, con diverse opinioni in campo, ma questo è normale in un grande partito come il PD. Io credo che Renzi si sia assunto una responsabilità molto grande dinanzi al Paese. E questo è un atto di grande chiarezza, di grande coraggio. E adesso, come lui stesso ha detto, non ha scuse, ci ha messo la faccia, deve mettercela tutta per dare risultati positivi, importanti. I mercati hanno reagito bene, la borsa è in crescita, gli operatori economici sembrano fiduciosi. E speriamo che a tutto ciò corrisponda innanzitutto la ripresa dell'occupazione. Che è la cosa più importante. Che è la cosa più importante. Credo che la squadra di governo che accompagna il Presidente del Consiglio Renzi sia di alto profilo. Tra tutti penso al fatto che il Ministro Franceschini sia Ministro per la Cultura e il Turismo. Può rappresentare una risorsa molto significativa per il Paese, in particolare per il Sud, per la Sicilia, che ci sia un dialogo che di cultura e di turismo veramente potrebbe vivere su questi due grandi temi, insieme all'agricoltura, io penso anche rilanciare la propria prospettiva di crescita. Grazie, onorevole. Grazie a voi. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.